Tutti. In questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica stola, maxi stola, che io ho deciso di chiamare granito. Questo perché il filato che ho utilizzato, che è quello della DMC linea Pirouette, si chiama appunto color granito ed è l'801. Ha delle sfumature fantastiche, per vedete, ha queste sfumature del grigio, ma anche ogni tanto questo sprizzo di rosa e mi piace tantissimo proprio per questo. Per poter realizzare questa stola, che è larga circa 52 cm e lunga circa 203 cm, io ho utilizzato due di questi gomitoloni lavorandoli con l'uncinetto numero 5. Ogni gomitolo è da 200 grammi e misura 500 metri, quindi ha un ottimo metraggio per essere da 200 metri. Io lo trovo fantastico, ma voglio farvi vedere altri colori che sono disponibili sul sito, di cui vi lascio il link in descrizione, ma magari anche forse nel primo commento, quindi sul mio sito. Eccoli qua alcuni colori. Abbiamo questo che ha queste fantastiche sfumature del viola ma anche del blu, oppure abbiamo delle sfumature un po' più classiche, tipo quelle di una sorta di terra, perché vedete abbiamo il giallo ma anche il rosso, un po' di marroncino, oppure abbiamo quest'altro che ha veramente delle sfumature particolarissime e molto belle, che vanno da questo azzurro acqua a anche un rosa antico. È veramente spettacolare. Questo è il numero 270. 84. Io lo adoro anche questo, ma mi piace anche tantissimo questo. Comunque, sul sito, oltre questi tre, questi quattro colori, ce ne sono veramente molti altri. Gli unici che sono purtroppo terminati e non sono riuscita a riassortire, quindi se ne riparlerà inverno prossimo, sono il colore con cui ho fatto il coprispalle foresta, ossia il colore Amazzonia, e il colore fumo e cenere. Per il resto tutti gli altri colori sono tutti disponibili. Ma andiamo a parlare di questa bellissima stola, il cui disegno, come potete vedere, ha questi fiorellini che si alternano. Io la trovo fantastica. Sono 7 giri che vanno sempre ripetuti, quindi veramente semplicissima, fino ad arrivare alla lunghezza desiderata. Potete farla anche più larga, più lunga, un po' più stretta, come preferite. Io ho preferito fare questa maxi stola perché, come mi avete visto anche in alcune foto che sto pubblicando sia su Instagram che su Facebook, a volte per poter mettere la giacca sopra mi piace portarmi in alto così la stola e agganciarla in vita con un bel cinturone, per poi mettere sopra il cappotto in modo da stare ancora più coperta, e poi quando mi levo il cappotto liberare la stola e quindi avere questo movimento più fluido. Quindi mi piace anche fare questa maniera. Detto ciò, spero che anche questa semplicissima ma carinissima creazione vi piaccia, che desiate realizzarla. Se è così, poi mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La libertà di incinettare e sferozzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra stola, io ho deciso di utilizzare il filato della DMC linea Pirouette. Il colore che ho scelto io è il numero 801, che ha queste fantastiche sfumature con il rosa e il grigio. Ma guardate qui, abbiamo anche altre sfumature, una più bella dell'altra, trovate tutte sul sito Filati Elsa. Allora, la lavorazione che andremo a fare, io lavorerò con l'uncinetto numero 5 e monterò 76 catenelle. Qui è solo un doppio, è un campione. Montando 76 catenelle, io avrò una larghezza di circa 52 centimetri. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 12, a cui vanno aggiunte 4 catenelle. Quindi mi raccomando, se la volete più grande, cioè un po' più larga, alle mie 76 catenelle aggiungete altre 12 catenelle. O anche se lavorate con un filato più sottile, ricordatevi: multiplo di 12 più 4 catenelle. Detto ciò, possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 2 catenelle che sono sulla prima maglia alta. Salto la catenella, la prima catenella di base delle mie, nel caso grande 76, quindi ho montate di meno. Vado nella seconda catenella e vado a fare un'altra maglia alta. Una maglia alta nella maglia alta successiva, devo fare un totale di 5 maglie alte, 3 già le ho fatte, vado nella successiva 4, vado nella successiva 5. 2 catenelle, 1 e 2, prendo due volte il filo sull'uncinetto, salto 2 catenelle, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta doppia. Quello che sto facendo adesso, ossia dalle 2 catenelle, è quello che andremo a ripetere per tutto il giro. 2 catenelle, salto 2 catenelle di base e vado a fare 7 maglie alte, una in ogni catenella, quindi una, due, 3, 4, 5, 6,
e 7 e si ricomincia da capo. Quindi 2 catenelle di separazione, 1 e 2, prendo 2 volte il filo sull'uncinetto, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare la mia maglia alta doppia. 2 catenelle di separazione, salto 2 catenelle di base e vado a fare 7 maglie alte, una in ogni catenella, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 2 catenelle di separazione, 1, 2, prendo 2 volte il filo sull'uncinetto, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle di separazione e quindi questo è quello che dobbiamo andare a fare per tutto il giro. Per terminare il giro salto le 2 catenelle e vado a terminare facendo 5 maglie alte, una in ogni catenella. 1, 2, 3, 4 e 5. Ho terminato così il mio primo giro. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il secondo giro e realizzo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, per un totale di 3 maglie alte. Quello che vado a fare adesso lo farò per tutto il secondo giro, quindi 3 catenelle di separazione, vado direttamente nell'archetto prima della maglia alta e vado a fare una maglia bassa, catenella di separazione, vado nell'archetto subito dopo la maglia alta doppia e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 2 maglie alte e vado a fare le mie 3 maglie alte, quindi 1, vado nella successiva 2, vado nella successiva 3, di nuovo 3 catenelle, 1, 2, 3, salto tutto, entro nell'archetto di 2 catenelle, poco prima della maglia alta doppia vado a fare una maglia bassa, catenella di separazione, vado nell'archetto successivo subito dopo la maglia alta doppia e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, salto 2 maglie alte, di nuovo vado a fare 3 maglie alte, una sopra ogni maglia alta, quindi 1, 2 e 3, 3 catenelle, 1, 2, 3 e di nuovo vado dove ho l'archetto, vado subito prima della maglia alta doppia e vado a fare una maglia bassa, catenella di separazione, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, vado, faccio questo quindi per tutto il secondo giro, vado a terminare saltando 2 maglie alte entrando nella terza e vado a fare la mia prima maglia alta, una maglia alta nella maglia alta successiva, una maglia alta sopra l'ultima maglia alta. Abbiamo terminato così anche il secondo giro. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro terzo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quello che facciamo adesso lo facciamo per tutto il giro, 2 maglie alte all'interno dell'archetto di 3 catenelle restando vicino alle maglie alte precedenti, quindi 1 e 2, 2 catenelle di separazione, 1 e 2, prendiamo 2 volte il filo sull'uncinetto, andiamo dove abbiamo l'archetto di una catenella e facciamo la nostra maglia alta doppia. 2 catenelle di separazione, prendo il filo, vado nell'archetto successivo il più possibile vicino alle 3 maglie alte, non troppo, per andare a fare comunque 2 maglie alte, 1 e 2. Vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi stiamo ricominciando da capo, quindi 1, 2 e 3. E di nuovo quindi 2 maglie alte nell'archetto di 3 catenelle restando vicino alle maglie alte appena fatte, quindi 1, 2, 2 catenelle di separazione, 1 e 2,
Prendiamo due volte il filo sull'uncinetto, andiamo nell'archetto di una catenella e andiamo a fare la nostra maglia alta doppia. 2 catenelle, archetto successivo, andiamo a fare 2 maglie alte il più vicino possibile alle 3 maglie alte, quindi una e due. Una maglia alta sopra ogni maglia alta, una, due e tre. Scusate, mi devo tirare un po' di filo. Eccomi. E quindi 2 maglie alte all'interno dell'archetto di 3 catenelle, una, due. 2 catenelle di separazione, prendiamo due volte il filo sull'uncinetto, andiamo nell'archetto di una catenella e andiamo a fare la nostra maglia alta doppia. 2 catenelle, archetto successivo e si ricomincia da capo. Questo è quello che dobbiamo fare per tutto il terzo giro. Vado dove ho più vicino al possibile le 3 maglie alte, realizzo le mie 2 maglie alte, una, due, e vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, una, due e tre, per un totale quindi di 5 maglie alte. E abbiamo terminato così anche il terzo giro. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il nostro quarto giro, semplicissimo. Andiamo a fare 3 catenelle che sono la prima maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, due, tre e quattro. 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, una, due, una maglia alta sopra la maglia alta doppia. 2 catenelle nell'archetto di 2, scusatemi, 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle e si ricomincia da capo. E quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta, una, due, tre, quattro, 5, 6, 7, 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, una, due, una maglia alta nella maglia alta doppia, 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle. E si ricomincia da capo, quindi dobbiamo fare questo per tutto il quarto giro. Continuiamo quindi, una maglia alta sopra ogni maglia alta, una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, una, 2, una maglia alta sopra la maglia alta doppia, 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle e terminiamo il giro andando a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, 2, 3, 4 e 5. Abbiamo terminato così anche il nostro quarto giro. Quinto giro, andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Adesso dobbiamo fare un totale di 11 maglie alte. Una già l'abbiamo fatta, dobbiamo andare a fare quindi le altre 10, quindi una, io conto con 11, quindi una l'ho già fatta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Noi stiamo riandando a fare questi fiorellini però a sfalsati, quindi adesso andiamo a fare 2 catenelle, prendo due volte il filo sull'uncinetto, salto 2 maglie alte, entro nella terza e vado a fare la mia maglia alta doppia. 2 catenelle, salto 2 maglie alte e vado a fare adesso 7 maglie alte, quindi una, due, 3, 4, 5, 6 e 7 e si ricomincia da capo. 2 catenelle, salto 2 maglie alte, entro nella terza e vado a fare una maglia alta doppia.
2 catenelle. Ora per continuare dovete fare sempre 7 maglie alte. Avrei dovuto fare un motivo in più così si vedeva, vabbè, comunque dovete fare sempre 7 maglie alte. Quando poi invece siete arrivate alla fine, saltate 2 maglie alte e andiamo a fare le nostre 11 maglie alte, perché vedete qui ne avevamo 11, però nel continuare il giro ne dovete fare solo 7. Quindi 1 2 3, ops, 4 5 6 7 8 9 10 e 11. Abbiamo terminato così anche il nostro set, il nostro quinto giro. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro sesto giro e andiamo a realizzare un totale di 9 maglie alte, quindi 3 catenelle, 9 maglie alte, una sopra ogni maglia alta, una già l'abbiamo fatta, 2 3 4 5 6 7 8 e 9. 3 catenelle, 1 2 3, quello che facciamo adesso lo dobbiamo fare per tutto il giro. Salto 3, salto le ultime 2 maglie alte, entro nell'archetto di 2 catenelle poco prima della mia maglia alta doppia e vado a fare una maglia bassa. Catenella di separazione, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 2 3, salto 2 maglie alte e vado a fare 3 maglie alte, una sopra ogni maglia alta, quindi 1 2 3 e si ricomincia da capo, 3 catenelle e vado di nuovo a fare una maglia bassa nell'archetto poco prima della maglia alta doppia, catenella, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, salto 2 maglie alte e di nuovo da fare 3 maglie alte. Quindi per tutto il nostro sesto giro noi andremo a fare 3 maglie alte saltando le prime 2 e le ultime 2. Si terminerà invece il giro saltando le ultime, le prime 2 maglie alte, andando a fare 9 maglie alte, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9. Abbiamo terminato così anche il nostro sesto giro. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il nostro settimo giro, che consiste nel realizzare di nuovo 11 maglie alte. Vi faccio vedere come. Facciamo sempre le nostre 3 catenelle, una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi ci ritroveremo di nuovo con 9 maglie alte. Quindi una già l'ho fatta, 2 3 4 5 6 7 8 e 9. 2 maglie alte all'interno dell'archetto di 3 catenelle, di 3 catenelle, e 2. 2 catenelle di separazione. Quello che facciamo adesso lo faremo naturalmente per tutto il nostro settimo giro. Prendiamo 2 volte il filo sull'uncinetto, andiamo dove abbiamo l'archetto di una catenella, andiamo a fare la nostra maglia alta doppia. 2 catenelle, vado dove ho nell'archetto di 3 catenelle vicino alle 3 maglie alte, vado a fare 2 maglie alte, 1 e rientro 2. Una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi 1 2 e 3 e di nuovo 2 maglie alte nell'archetto di 3 catenelle, 1
e 2. Come potete vedere, siamo di nuovo passati ad avere 7 maglie alte, quindi avevamo 7, qui 3 e qui 7. Quindi per tutto il giro voi dovete fare le due maglie, le due catenelle, la maglia alta doppia, le due catenelle, le 7 maglie alte, facendone 2 nell'archetto, 3 una sopra ogni maglia alta e 2 nell'archetto successivo. Quindi andiamo a terminare il giro facendo 2 catenelle, due volte prendiamo il filo, andiamo nell'archetto di una catenella e andiamo a fare la nostra maglia alta doppia. 2 catenelle, andiamo nell'archetto successivo il più vicino possibile alle maglie alte e andiamo a fare 2 maglie alte, una e rientro 2. E andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E abbiamo così terminato anche il nostro settimo giro. Ci giriamo e andiamo a fare il nostro ottavo e ultimo giro, che è semplicissimo perché è uguale al quarto, ossia andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi iniziamo con le 3 catenelle e andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, due, in realtà questa è già la terza, scusatemi, perché una, due, tre, quindi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, quindi 1, 2, una maglia alta sopra la maglia alta doppia. 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, quindi 1, 2, una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi 1, ops, scusate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7. 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, 1, 2, una maglia alta sopra la maglia alta doppia, 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle. Quindi si deve andare a fare questo per tutto il giro, semplicissimo: una maglia alta sopra ogni maglia alta, 2 maglie alte sopra nell'archetto di 2 catenelle, una maglia alta sopra la maglia alta doppia e terminiamo quindi andando a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi 8 giri, ops, fatta male qua. Dicevo, quindi 8 giri veramente semplicissimi e possiamo, scusatemi, quindi dicevo 8 giri semplicissimi che ci servono per alternare i nostri fiori e noi lavoreremo questi 8 giri per tutta la lunghezza della nostra stola. Io la sto ancora lavorando, in questo momento sono ferma a circa 120 centimetri, mi sembra l'ultima volta che l'ho lavorata, ma devo lavorare ancora parecchio, quindi alla fine vi dirò naturalmente quanti centimetri l'ho fatta lunga. Vi ricordo che io con le catenelle che ho montato l'avrò larga circa 52 centimetri. Mi giro un attimo con la lavorazione giusto per farvi rivedere il primo giro. Quindi andiamo a fare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, dobbiamo fare 5 maglie alte, una l'abbiamo fatta, 2, 3, 4, 5, 2 catenelle, 1 e 2, saltiamo 2 maglie alte, entriamo nella terza e andiamo a fare la nostra maglia alta doppia. 2 catenelle, saltiamo 2 maglie alte e andiamo a fare 7 maglie alte. 7 maglie alte sono il numero di maglie che dovremo andare a fare per tutto il giro. Invece poi termineremo sempre facendo 5 maglie alte, quindi dovete solo ricordare questo. Ma è semplicissimo, quindi 3, 4, 5, 6, 7, si ricomincia poi con le catenelle la maglia alta doppia.
Quindi questo è il risultato. Io vi dirò alla fine quindi quanto sono andata a lavorare la mia stola. Ve la voglio bello lunga perché voglio una maxi stola, quindi secondo me almeno a 200 centimetri dovrò arrivare, poi vediamo naturalmente alla fine vi dirò quanto ho lavorato.